Perché a distanza di 500 anni dalla sua pubblicazione, il poema L'Orlando Furioso conserva intatto tutto il suo fascino? Perché lo si continua a leggere? Perché è uno dei grandi classici della letteratura italiana e anche per questo che lo studiamo a scuola. Addirittura nelle scuole lo si è studiato fin dal tardo Cinquecento per imparare l'italiano. Lo sconfinato successo che ha avuto nei secoli però non è stato l'effetto di questa adozione scolastica, bensì la causa. Gli insegnanti hanno usato il Furioso a scuola perché i ragazzi lo leggevano molto volentieri, molto più dei testi religiosi o storici che venivano loro proposti di solito. Lo leggevano già per proprio conto, semplicemente perché ne avevano voglia, perché i duelli, le battaglie, le avventure, i viaggi e i vagabondaggi, gli amori, le magie e le meraviglie li appassionavano e li divertivano. Il poema piaceva e piace, sia chiaro, a lettori di ogni grado di cultura e di ogni età, ma i giovani sono sempre stati tra i suoi fan più numerosi e agguerriti. Nei secoli scorsi, del resto, le storie cavalleresche, dalle chanson de geste a quelle dei pupi siciliani, hanno goduto di una grande popolarità perché erano un genere di svago analogo a quelli che sono oggi i libri, i film e i fumetti d'azione, di guerra, di supereroi, di pirati, fantascientifici o fantasy. Nell'Orlando Furioso ci sono anche riflessioni importanti sulla natura umana e sul senso della vita, ma di sicuro sono stati soprattutto gli amori, i duelli, le battaglie, le avventure, le magie, le meraviglie che hanno conquistato tanti fan. I cavalieri medievali sono stati saldamente in cima alle classifiche degli eroi più amati per secoli e secoli.